controllo di finanza e un controllo strategico della gestione economica ci sta da una parte a costo, da una parte sto aumentando con lo Stato e piano di qualità. E questo aumentante compostato per una serie di ragioni molto precise non è quello che dico io, perché naturalmente è pieno di inquinanti chimici e derivano da un processo anaerobico, oltre che naturalmente dalla materia prima, è chiaro che la materia prima loro dicono sempre metteremo soltanto forza, metteremo soltanto la scarpa di mezze cucine oppure spazio curature. Poi all'atto pratico la realtà ci insegna che cosa fanno diversamente, quindi per un effetto e per l'altro effetto abbiamo tutta una serie di conseguenze sulla composizione notevoli. Questo qui lo voglio vedere tra i tanti esempi perché viene proprio dalla Campania. Io naturalmente mi sono studiato tutta una serie di pubblicazioni scientifiche sull'argomento in relazione alla qualità del preteso compost che esce fuori dal digestore anaerobico. Questo ve lo devo leggere perché va anche interpretato, come se questi sono ricercatori del Consiglio di Ricerca del Procuratore, lavoratori di neutralità, quindi sono decorato, e so anche che coloro che fanno la ricerca vengono finanziati dalle aziende e naturalmente poi hanno un interesse diretto in questo tipo di impianti. Allora, questa ricerca ha messo in evidenza la grande variazione temporale della concentrazione totale degli elementi nel suolo, cioè loro praticamente che hanno preso il compost e l'hanno messo in due tipi di attrezzamenti di terreno dove sono stati piantati ortaggi vari, prodotti vari e seguiti per 3 anni. Ok, allora l'aggiunta di compost, che loro chiamano compost, non ha determinato un incremento generalizzato dei metalli pesanti, come al solito la statistica dice tutto e non dice niente, non ha determinato un incremento generalizzato, il che significa che però se uno va a vedere i dettagli qualche cosa ha fatto e poi lo trova niente. Sebbene siano apparse evidenti nelle parcelle ambientali, per qualche elemento, in particolare due, più elevate concentrazioni, soprattutto della frazione disponibile. E mica stavo parlando dello scherzetto, i due sono proprio piombo e cadmio, cioè tra i metalli pesanti più pericolosi, soprattutto il cadmio, perché il cadmio ha una capacità di penetrazione all'interno della linfa delle piante che ce lo porta direttamente nel ciclo alimentare. C'è stata una nuova storia. Io loro ci hanno piantato parsi cose varie, sono tutto ciò che arriva rapidamente nelle nostre mense, quindi sappiamo già per certo che dopo 3 anni in cui ho fatto quella cura tanto carina per terreni con aumentante compostato derivante dai piatti di gestione anaerobica ho avuto quel risultato e ve lo ritrovo lì quello in mano. Poi stiamo a cercare le energie, stiamo a cercare i malesseri strani, naturalmente non sappiamo da dove vengono, questo ci dice almeno una cosa. Allora guardate, questa qui è una, questa non è fatta io, anzi ha fatto l'Università di Milano, quindi loro meno male sono titolati a passo di quelle dimensioni. Come vedete, il compost che hanno analizzato è uscito poi addirittura il gruppo polimere, tanto per dire, poi non si spiega perché lo trovano nel terreno e si vedrà negli ortaggi, ma non è che scherzano le altre componenti, come vedete così. Male, i rami stiamo abbastanza benino, insomma questi elementi finiscono tutti in quella montante compostata di questo. C'è un'altra ragione che differenzia nettamente un composto sulla propria aerobica da uno che proviene dalla digestione in aerobica, e è la fine che fa la zolfa, è una dei componenti fondamentali della vita, cioè senza zolfa mentre non cresce, cresce come meno noi perché entra nella componente proteica come ben sappiamo. Ora succede che nel compostaggio aerobico tradizionale, classico, dove si è sempre fatto,
quasi tutto l'azoto contenuto nel rifiuto iniziale, dalle luci della frutta a tutto il resto, rimane in forma organica. Adesso poi mi sono permesso anche di illustrare una molecola di quelle, scusate che non conosce i dettagli della chimica, però ve lo faccio vedere per curiosità, perché da lì si capisce che differenza c'è tra l'azoto che viene trattato eroticamente e quello che viene trattato dopo di viene anche lui attaccato, quindi le proteine vengono demolite a aminoacidi, gli aminoacidi vengono demoliti praticamente allo stadio di ammoniacale. Lo stadio di azoto ammoniacale è lo stato di fatto pressoché inorganico, quindi diventa solubile, diventa dilavabile, diventa difficilmente insomma utilizzabile rapidamente dalle piante, perché se uno mette quel compost in un terreno, anche nel proprio orticello, e viene una bella pioggia, tutto che quell'azoto finisce. Ecco, questa l'ho voluta ricordare, questo è un acido umido, è uno dei tanti componenti del vero compost. E diciamo che i cerchi esagonali sono praticamente anelli carbonosi, il simbolo S è lo zolfo, il simbolo N è l'azoto. Voi guardate, c'è dentro quante molecole sono intrappolate in una sostanza organica da cui la pianta si prende più composti, ma mangi di serio, perché quelli sono composti stabili, non sono sottoposti a dilavamento facile. Viene una pioggia che rimane inalterato, è la pianta che con le sue radici piano piano estrae gli elementi che gli servono. Guardate, c'è ferro, c'è fosforo, c'è alluminio, ma a livello di micro quantità insieme agli altri. Questo è un miracolo della natura. Nel compost da digestione anaerobica questo fenomeno è drasticamente ridotto, perché troverete che il ferro, l'alluminio, il piombo, il carbone, eccetera, per la maggior parte sono in forma inorganica, sganciati da dei complessi, quindi facilmente dilavabili, e quindi c'è l'inquinamento delle valve, ritorno alle piante in ciclo, eccetera, eccetera. Altro aspetto, questo aspetto di questo tipo
e il loro ambiente favorevole, questi crescono in assenza d'aria. Quindi, anche se muore la cellula madre, la spora vive benissimo, si riproduce poi successivamente molto bene, perché quando è in grado di riprodursi, guarda che è in grado di riprodursi, quando è finita la digestione, va a un punto stracio, allora la digestione ha ammazzato tutto, ma sono sopravvissute le spore. Vado a compostaggio, le spore restano comunque, restano in attesa di futuri migliori, e i futuri migliori sono spesso nei nostri campi, dove vanno a pascolare vacche, e poi naturalmente se mangiano l'erba sia inducevano insieme all'erba anche le spore di questi planti. Che succede quello che deve succedere purtroppo. Allora, questo qui è una delle tante voci che non sono la mia, ma vengono da un importantissimo studio che è di quest'anno, questo è addirittura di gennaio scorso, e l'Università di Leipzig è famosa da questo punto di vista anche perché i suoi ricercatori hanno litigato a livello scientifico, hanno litigato molto intensamente con altri gruppi di ricercatori che raccontavano cose diverse. Che affermava tutta una serie di cose, sì, abbiamo trovato pure noi qualche batterio clostridium, eccetera, eccetera, però poi ha dato carne di sapere che diciamo, e poi non è che ce ne producono di più di altri impianti, come quello sull'aeromico, oppure rispetto insomma, non so che cosa. State tranquilli che non ci sono problemi. Loro hanno fortemente contestato quel tipo di conclusioni, l'hanno smentito nei fatti. Guardate che i risultati di cui parlano loro si riferiscono a circa 230 impianti a biogas che hanno monitorato in Germania, cioè mica uno. Loro hanno fatto un'indagine a tappeto con tecniche innovative completamente sconosciute 10 anni fa, e con queste tecniche hanno evidenziato dei batteri sempre del genere Clostridium che prima nessuno trovava, invece ce ne stanno anche molti, addirittura hanno trovati, se ricordo bene, una quindicina. Tra i Clostridium, quelli che noi conosciamo più noti, è quello del cotolino, quello del terra, c'è stato poi quello della che ad esempio provoca il fiore dei formaggi, che provoca una serie di altre manifestazioni patologiche. Quello che caratterizza è il fatto che normalmente sono prodotti delle neurotossine, in quanto tali le neurotossine sono resistenti al calore, quindi se io ad esempio mangio un cibo contaminato perché ho fertilizzato i terreni con quel compost inquinato, e anche se lo sottopongo a cottura i Clostridium non muoiono, ma se loro hanno già prodotto quelle tossine, quelle tossine sono lo stesso, e questo fa sì che siano così pericolosi. Andiamo a vedere un attimo un'altra delle cose che ha dato animo a molti di raccontarci, che il compostaggio aerobico produce più anidride carbonica della digestione anaerobica, roba da matti, perché in realtà costoro lavorano su numeri parziali e su verità parziali, e le fanno credere agli altri come verità assolute. E io vi farò vedere che non è assolutamente vero, ma vi faccio anche vedere perché raccontare queste storie. Allora, intanto, se io prendo una tonnellata di organico, va bene? Io lo sottopongo solo con compostaggio aerobico, questo mi produce questi chilogrammi di anidride carbonica. Ricordate il numero? Se io invece faccio una digestione anaerobica completa, che significa? Faccio digestione anaerobica, produco più gas, poi castiglio fuoco, poi il digestato lo composto, al termine di questo ciclo, quanto hanno prodotto? Il doppio. Allora guardate come fanno a spiegare il prossimo raccontandogli il contrario di quello che è. Loro praticamente, tra l'altro in questo, cioè, non so se ti ricordi, pure l'assessore a
anche lo stadio, cioè se io faccio la digestione anaerobica, produco inizialmente, in fase di digestione, per ogni tonnellata 100 kg di anidride carbonica, va bene? Se contemporaneamente quella stessa quantità di 1000 kg di sottopongo direttamente al composto anaerobico, per produrre più 100 volte, avrebbero ragione. E sì, soltanto che hanno raccontato un terzo della verità. Perché poi che succede? Quel digestato va compostato. Quindi, una volta che io lo composto, produce altre 100 volte. Una volta che io il metano, perché ovvio che io produco metano, perché gli do la fuoco, è la fonte di energia che io utilizzo per produrre energia, sia termica che ne produco un'altra 53. Quindi alla fine arrivo al famoso 305, per dire come si riesce a manipolare i dati, ok? Questa però è una cosa interessantissima, perché se uno non va a fondo rimane fregato, ma se c'è ragione, perché invece è naturalmente falso. Allora andiamo a vedere anche un dettaglio del modo. Vabbè, l'aria che conoscete meglio di me, per cui io ho portato soltanto il bambino alla destra, c'è stato abbastanza vicino agli insediamenti abitativi, e sempre da quel lato, quindi dove c'è scritto centro abitato, andrà a insistere proprio la torcia di emergenza. Quindi ricordiamo che l'impianto a biogas nella variante biometano prevede tendenzialmente il biogas la torcia di emergenza, come vi dicevo già.